Emergono nuovi e particolari inquietanti dall'inchiesta della magistratura sui fanghi tossici smaltiti di nascosto nei terreni di 20 aziende dislocate tra la provincia di Pisa e di Firenze. Dalle analisi risulta infatti che sui fanghi e negli impianti di depurazione da cui provenivano i valori degli idrocarburi sono 200 volte entro i limiti. 800 ettari di terreno contaminato da circa 45.000 tonnellate di melma sparsa in 3 anni che rischia di provocare un grave degrado ambientale sulle colline toscane. Per questo ieri il PM Giulio Monferini ha disposto un accertamento tecnico urgente sui campioni prelevati martedì scorso e ha elencato gli inquinanti da ricercare, tra questi anche le diossine, i metalli pesanti e le salmonelle. Le analisi sono già iniziate nei laboratori dell'ARPAT di Firenze e nei centri specializzati di Livorno e Forte dei Marmi. Intanto i sindaci dei comuni della Valdera hanno deciso di costituirsi parte civile nel procedimento contro gli accusati di aver sparso fanghi in terreni agricoli e chiedere i danni. Il comune di Palaia, dove si trovano alcuni terreni coinvolti nell'inchiesta, ha annunciato che chiederà alla Regione il blocco delle autorizzazioni relative allo spandimento di fanghi sul territorio. Anche Legambiente Toscana ha annunciato l'intenzione di costituirsi parte civile in un eventuale procedimento. Sulla vicenda sono intervenuti anche il segretario della CGIL Toscana Maurizio Brotini e Roberto Bardi del Dipartimento Ambiente CGIL, che in una nota si sono detti sgomenti per la situazione gravissima, chiedendo interventi sia dal punto di vista del controllo del territorio sia dal punto di vista legislativo.